Pollice in su. Perché lui è lui, 43 semplici. Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti e ritrovati in questo nuovo episodio della Infinity. Ragazzi, oggi, subito, vedete che piove? Come si può fare una cosa senza la pioggia? Subito, al lavoro, subito, bisogna fare la Draconic. Devo fare veloce, ragazzi, perché aspetto la pioggia. Draconic, facciamo una cosa che abbiamo fatto ieri in live. Vi aspetto tutte le sere alle 19. Ragazzi, ascoltate bene questo video perché ho un paio di cose da dirvi fighe. Facciamo il Weather Controller. Era questo? Sì, era il Weather Controller. Yes. Allora, possiamo fare che ski? Possiamo farlo, yes. Buttiamo dentro. Poi facciamo uno di questi. E manca il libro. Ma come manca il libro? Abbiamo in casa di là. Certo, veloci. Dobbiamo fare un passaggio per andare in casa subito senza passare dall'alto e buttare giù questa entrata perché non mi piace per niente. Abbiamo qua i libri. Perché ragazzi è una cosa figa quello che sto per fare e anche le cose che sto per dirvi, mi raccomando. Intanto vi ricordo tutte le sere alle 19 in live su Hitbox. Cercate Luke416 su Hitbox o cercate il link in descrizione e invitate amici e parenti. Ieri ci siamo divertiti un sacco con Minecraft. Draconic. Guardate qua, bam! Facciamo un paio di TNT. Cioè, non ho sabbia. Ma stiamo scherzi, non ho la sabbia. Facciamo, ragazzi, in poche parole, un meccanismo per togliere la pioggia ogni qualvolta inizia, senza fare comandi, senza usare trucchi, senza usare nulla. Un macchinario che ci toglie la pioggia, che la pioggia noi fa laggare, oltre che dare fastidio, casinalmente parlando. Ma le ho fatte le TNT, ma ce li ho qua, ma sono pirla, Draconic. Ok, possiamo, credo, far tutto. Non abbiamo i blaze, abbiamo i blaze. Fatto! Ora ci serve, ragazzi, il rain sensor, che è facilissimo. Craftiamo uno di questi. Dovremmo avere tutto. Yes, fatto, tutto. Fatto, tutto. Lo mettiamo, ragazzi, occhio al volume, Lo mettiamo qua. Tanto a noi per adesso non interessa. Qua va benissimo. Mettiamo qua il ce... Oh, sto lavorando. Sto zombie deficiente. Ma ha rubato il piccone. Sto ignobile. Lo mettiamo qua per adesso, dai. Allora, questo, ragazzi, è il weather controller, ok? Li mettiamo sopra il sensore che va online quando becca la pioggia. Vedete, possiamo fare turn rain off, ossia togli la pioggia, metti la pioggia o togli le nuvole. Thunderstorm. No, cos'è il temporale, boh, una cosa del genere. Lasciamo così, ragazzi, funziona a smeraldi. Ogni smeraldo ha 10 richiami, ossia ogni smeraldo può togliere fino a 10 volte la pioggia. Noi ne prendiamo un po' e li buttiamo dentro. Per cui vuol dire che i 16 equivalgono a 160 richiami. Li buttiamo dentro, pam. Vedete? Charges 10. Ora, per farlo funzionare, vedete? Non ha contatto con il cielo, va offline. Ok. Guardate! Sole. Ogni qualvolta sta per iniziare a piovere, butta qualche gocciolina, una pioggerellina, e poi boom! Fantastico. It's the fantastic. Non va a corrente, ma va a smeraldi, ricordatelo. Oi, bauscia. Ok. Bellissima sta cosa, bellissima. Bene, fatto questo, ragazzi, merita un pollice in su sta cosa o no? La merita un pollice in su sta cosa o no? Questo video uscirà un pochino leggermente in ritardo perché quest'oggi... questa mattina ho fatto un'altra cosa, cioè ho perso del tempo. Non ho perso del tempo, ma ho guadagnato del tempo grazie a degli amici. Ho registrato un video con Sinergo, di quello sul server, che vedrete prossimamente sul canale, di un giochino molto carino, Elsword, ok? Credo di fare in live in questi giorni, anche addirittura. E non è solo questo, con quello sul server vorrei fare un'altra cosa. Non è una serie, ma è un video in questa serie, ossia... Ascoltatemi bene con le orecchie delle pannocchie.
E nel frammento, ragazzi, studiamo un po' di questa roba qua. Allora, ascoltate bene questa idea, ragazzi. Mi è venuta una bella idea un po' di tempo fa. Allora, questa serie io ce l'ho in single player, ma vorrei metterla su un server, ok? Primo perché il mio PC sta iniziando a crollare perché è troppa roba. E secondo perché vorrei far entrare delle persone, ma non nella serie, attenzione. Una volta ogni tanto, cambierò persone, una volta ogni tanto faremo fare la gita a persone diverse, tipo quelli sul server, chiunque voglia entrare, ok? Ho parlato con Mario di quelli sul server, con Sinergo, e ha accettato, vedremo quando, ci mettiamo d'accordo per i loro impegni. Entrano nel server e in poche parole sarebbe per loro un riassunto di 70 episodi. Io in questa serie ho fatto 70 episodi e loro in 10 minuti, un quarto d'ora faremo il giro del server e mi faranno le domande sui macchinari o gli impianti. Io gli darò spiegazioni, ok? Per cui sembra una cosa veramente figa e carina sia per loro che per noi, che per voi. Consigliatemi nei commenti, fate chiocciola, il nome dello youtuber che vorrete che io invitassi in questa serie, e oppure chiedetelo direttamente a loro, magari non so, sotto i loro commenti, fate quello che volete, e io cercherò di contattarli e invitarli in questa serie per questo giro turistico, questa gita, ok? Per cui spero l'iniziativa sia carina. Detto questo, continuiamo oggi, andiamo a studiare l'Enginers. Vogliamo fare questo impianto della biodiesel o no? Eh? Dobbiamo cercare dov'è. Allora, tools e macchinari, no. Biodiesel generator, eccolo qua. Bisogna leggere tutto questo ambaradam. Dobbiamo fare questo qua. Questo qua è il diesel generator che ci serve. Ma ci servono altre tre macchinari. Pa 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 pa. L'amore. Dio diesel, eccolo qua, il diesel generator non ci interessa. Eccoli qua. Bisogna fare questi due, entrambi, che è l'industrial squeezer e il fermenter, ok? Bisogna farli entrambi, per cui quanti ce ne servono? Pa pa pa, l'amore. Dobbiamo fare dei coloranti verdi e dei coloranti blu. Ah, la piscazzoli è... Ma io ho trovato il... Oh, 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 oh! Ok. Diciamo che ogni tanto potremmo cagarci sotto, ma la pioggia va via almeno, ne? Meno male, questo macchinario è fantastico. Allora, di green. Ma io non ho mai trovato il deserto? Ma veramente stiamo dicendo? No, qua bisogna volare. Bisogna volare e cercare il deserto, ma per volare, ragazzi... Allora, mettiamo da parte un attimo il biodiesel e facciamo un'altra cosa nuova. Prendiamo il sigil. Non questo, ma mi dimentico se... Poi... Ah, non scherziamo, sai? Il sigil, premiamo la U, andiamo sul blocco e vorrei fare questa roba qua, ragazzi. Le ali d'angelo, eccole qua. Ah, serve la Nether Star, porca bacca! La Nether Star... Possiamo farla la Nether Star? Abbiamo dei blocchi qui, fia. Abbiamo delle teste... Abbiamo delle teste, fia. Nessuna testa. E non c'ho manco esperienza. Bisogna escogitare un altro meccanismo, ragazzi. Bisogna fare una mob farm. Una mob farm vera dove prendiamo l'essenza e la mettiamo là dentro. Esperienza. Figuriamoci se mi do 3 teste in un colpo. Ma va là. Let's go. Niente, non mi troppo un cavolo. Ah, bisogna volare in giro, ragazzi. Mi servono i cactus. Ma c'è un modo di craftare i cactus? Scusatemi, a cactus. Magari si crafta. Che ne sa. Con la mod, ok. Con quella lì. Se no. No, niente. Solamente in questo modo. Che si fa in. Allora, l'alchemy catalyst. E ok. Allora si fa una slime. Nel coso diventa cactus. Sì, ma mi serve il mana. Un sacco di roba, raga. Ah! Certo che correre sempre dritto, ragazzi, non ha significato. Però potremmo trovare. Il deserto, avere un goccio di culo, dico io, un goccio, eh no, qua ci stiamo riunendo l'altro pezzo di mappa. Allora devo andare di là, in questa direzione, scopriamo questa parte di mappa, vai. Ok ragazzi, sta arrivando la notte, ma mi sono portato dietro il mio coso per dormire qua, come si chiama, il coso You Want Sleep and Death. Ok, posso dormire. Finalmente sono tornato a casa. Ho messo una cosa a caschio. Questo qua potrebbe mancarmi, perché potrebbe servirmi. Attenzione, devo raccoglierle queste cose, eh. Raga, ho trovato un vulcano. Un coso qua, ok. Pam.
con la chest. Molto interessante, Lexica Botania, il libro, attenzione. E in più, guardate cosa ho visto qua sotto. Guardate che ho visto. Wow. Sono i cosi dell'esperienza, raga. Questa qua è senza. A noi servono. Questi qua, vedete cosa droppa? Guardate. Mangiandoli ci dà esperienza. Mamma mia. Facciamo una farm per il nostro coso a casa. Fantastico. Ragazzi, ho trovato la zona contaminata della Towncraft. Guardate qua. Ah, che schifo. Guardate che ho trovato, ragazzi, un asino. Parte un botto di cavalli e un coso strano che mi seguiva. Un asino. Tre asini, quattro asini. No, aspettate, aspettate, aspettate. Jay, mettiamo un point. Allora, questo qua lo cancelliamo. New, save, close. Andiamo a casa un attimo, andiamo a casa subito. Cantina. Ho fatto un po' di golden lassi, raga. Andiamo un po', qua, teleport. Non sono spariti. Vieni qua, certo, certo, venite qua tutti. Ragazzi, gli asini sono un po' più rari dei cavalli. E trovarne quattro assieme, cioè, no, GG. Perché si possono aggiungere le ceste agli asini. Oh, altri asini? Ah, no, sono cavalli. Ma sì, prendiamo anche il cavallo. Prendiamo questo qua. E poi prendiamo un altro cavallo. Facciamo accoppiare. Si possono accoppiare i cavalli. Sì, prendiamo quello grigio, dai. Quello grigio. Vai, fatto. Ho preso anche i cavalli. Oh, ma cestica prima che la perdo? Ma che cacchio. My lady row, lady row. Altri asini, raga. L'asinello. L'asinicchio. E cosa ho trovato? Io qua ci metto un punto. Waypoint. Eliminiamo questo. E ci mettiamo new. Cava abbandonata. Sti alberi verdissimi sono bellissimi, raga. Che bello è sto bioma con questa erba verde verde. Gli alberi più verdi del verde. Cioè un verde che più verde non si può. Oh là là! Ho trovato il dungeon della giungla, signori. C'entriamo? Che ne dite? C'entriamo? Tutto alla ricerca di un cactus. Che cactus? C'entriamo? Dai, c'entriamo. Ma c'entriamo, sì. Ho delle leve che poi attivo. Non le attivo subito. Ecco, che è saltato un maiale. Aia, questo non è. Ok, ecco la chest. Qua abbiamo frecce, togliamo tutto. Spacchiamo tutto, qua ci fottiamo pure l'impianto. Oh, Towncraft. Abbiamo un medaglione, una testa. Molto ottima. Molto ottima la testa. Questi alberi non mi servono, sinceramente. Wow, wow. Sai che non volevo ucciderla? Sai che non volevo ucciderle ste cose? Perché? Ora vi spiego il perché. Oh, crepi tu, no? Infatti. Mi serviva, ragazzi. Mi serviva. Allora, questa mano ce la prendiamo. Butto. Che butto? Cioè, ma io sinceramente, no. Io ho questa roba che me la sono portata a fare. Via, lascia. Via, via. Via e via. Questi qua me li posso anche fottere. Ho trovato il posto nascosto, raga. Oh, la spada dell'endraio. Oh my god, la spada dell'endraio, raga. Questa qua c'è più possibilità che droppa le teste del dei mob. Del no, cestica, porca cestica. Porca la cestica. Più possibilità che droppi la cosa, raga, le teste delle Enderman. Fantastico. Possiamo dormire qua dentro, yes. Dormiamo. Trovato un villaggio, raga. Neanche l'ombra del cactus del deserto. Ma non ci sto credendo. Ho finito anche la batteria del jetpack. Ma dai. Ecco là, finita. Ecco là, finita. Qua chi c'è? Chi c'è qua dentro? Chi è questo? Un villaggiere strego. È un villaggiere stregone. Allora, aspetta, che faccio? Metto a caricare la batteria. Ok. Ragazzi, niente. Ho navigato di brutto. Nulla. Ho creato due mondi. Vediamo di avere culo. Li ho creati totalmente a cavolo. Speriamo di avere culo, ragazzi. Il deserto. Un cactus. Un cactus. Un cactus. Tutti insieme. Cactus. 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 Quanti soli ci sono?
Cactus. 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 Oh. Cactus. 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 Oh. Che cactus è? Eccomi. Che cazzo è sta roba? Twilight Forest. Che cazzo è? Ma è legna. Come si rompe? Che cos'è che è così dura? Ma punge? Punge? Che cazzo se punge? Ma che cacchio è sta roba, oh? No, ma seriamente? Ma è tutto così il mondo? Oh, i cristalli! Oh, i cristalli! Waypoint? New? Portale? Che sono pirla poi, sono pirla. Non ho portato con me le cose dietro. Io... mi serve legna. Devo fare della legna. Vediamo se riusciamo... aia. I cristalli, ragazzi! Oh mio Dio, sono i cristalli quelli? Sono i cristalli, vero? Sono i cristalli, vero? Sono i cristalli, sì! Sono abbastanza rari, ragazzi, questi cristalli. Si trovano solamente nei mondi della Twilight, della Mistcraft. E a me servono questi cristalli, perché grazie a questi cristalli facciamo dei fantastici... che babbi. Facciamo dei fantastici portali. Prendo della legna. Certo che prendere questi qua un po' più al centro è un po' più pericoloso, perché non so che c'è sotto. Volendo, volendo, volando, io me li fotto tutti. Me li fotto tutti. Aia, aia, aia. Me li fotto tutti, tutti. Li voglio tutti. Tutti, tutti quanti. Ok, ce ne possiamo andare via. Ho fatto il coso del libro, possiamo andarcene a casa. Perché mi fai tornare a casa, vero? Yes, raga, cartello, cartello subito, cartello. E quello è mondo spinettoso. Sono entrato nel secondo, vediamo un po' che mondo sia. Piove. Piove, la cosa non mi aggrada. Allora, libro verde in mano. Non ho fatto il Tamagotchi lì, come cacchio si chiama il coso. Vabbè. Oh, ti muovi? Cioè, sta aspettando a te, con sole in the man, musica bullente, che non sa per niente. Quanta strada hai già fatta? Però non si muove. Eccomi. Avvelenato, attenzione. Mica ci crepo. Mica ci crepo. No, casa. Casa, casa. Prima che ci crepo, casa. Mamma mia, e buttiamo il libro. Lo prendo. Proprio nel vero senso della parola. Lo prendo e lo butto. Qua. Via libro. Ciao libro. Niente, mi tocca fare altri libri. Che palle. Qua non c'era il deserto, vero? Ma che palle. Ragazzi, io vi faccio vedere quanto ho fatto. Jay. Ora guardate dove sono, guardate quanta strada ho fatto, guardate, no, io voglio che guardate, non ho trovato un cacchio di deserto in tutta la mappa, guardate, questa è la strada che ho fatto prima invece, guardate, l'altra strada di prima, guardate, non trovo il deserto, è massimo, ok, non trovo il deserto, raga, io in questo video non riesco a trovarvi il deserto, chiedo venia, chiedo scusa, ma non riesco, non ci faccio più. Sono stanchissimo, qua ho trovato anche un deserto, un villaggio, manco me ne sono accorto, pensa un po'. Sono stanchissimo, ho trovato un sacco di vulcani. Raga, vi prometto che lo trovo nei prossimi episodi. Un bacio e un abbraccio, mandatemi il deserto, mandatemi un cactus. Beh, speditemi un cactus a casa. Da Luca è tutto, ciao a tutti e ci vediamo in live alle 19, eh.